Isola dei famosi, ecco cosa ha fatto Stefano De Martino appena arrivato in Italia. Questa sera, 16:04, andrà in onda l'ultima puntata del reality di Canale 5, le anticipazioni e il gossip. Dopo circa 2 mesi e mezzo di reality, il cancelletto Isola dei Famosi sta per terminare con la super finale di questa sera in onda su Canale 5 alle ore 21:10. I naufraghi rimasti in gioco sono cancelletto Maurice Perez, Nino Formicola e Bianca Azzai, mentre i nominati on vi sono Jonathan Cascianian e Francesca Cipriani. Chi vincerà questa sera? Lo scopriremo. Come ogni anno, nel corso dell'ultima settimana, il cast e i produttori abbandonano l'Honduras per fare rientro in patria in occasione della diretta. L'inviato speciale di questa edizione, ovvero cancelletto Stefano De Martino, è stato già immortalato per le strade di Milano insieme all'amore della sua vita. Ecco qual è stata la prima cosa che ha fatto quando è arrivato in aeroporto. La lontananza e l'amore. Non è stato semplice per Stefano De Martino affrontare questa nuova esperienza televisiva, soprattutto abbandonare amici di Maria De Filippi con cui lavora da anni e suo figlio Santiago. La proposta dell'isola è stata accettata dopo anni di corteggiamento, ma sembra che sia andato tutto per il verso giusto. La coordinazione e conduzione di un reality non è facile, soprattutto se si ha a che fare con 10 persone. Il ballerino, dopo le prime puntate, si è aperto ed ha mostrato tutte le sue qualità mettendo a tacere le male lingue che lo giudicavano. Ma qual è stata la prima cosa che ha voluto fare Stefano appena rientrato a Milano? L'ex marito di Belen Rodriguez è stato paparazzato insieme al figlio Santiago mentre lo va a prendere a scuola. Cappellino in testa, occhiali scuri e barba lunga, De Martino tiene per mano l'amore della sua vita e cerca di viziarlo un po' sfoggiando i sorrisi più belli di sempre. Anche sul suo profilo Instagram, Stefano ha condiviso con i fans la prima notte nel suo letto insieme a Santiago. Come già accennato prima, il vincitore di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi potrebbe essere tra Francesca Cipriani, Jonathan Cascianian, Maurice Perez, Nino Formicola e Bianca Azzai. Il favorito dal pubblico porterà a casa un bottino pari a 100.000 euro, di cui 50.000 da devolvere in beneficenza. Il luogo in cui i naufraghi si confronteranno sarà in una zona di Milano, ossia il Mindedex, area riservata all'Expo, dove sta nascendo un parco dedicato alla scienza e all'innovazione. Rosa Perrotta ed Alessia Mancini, le ultime due eliminate dal gioco, si lasceranno intervistare dalla conduttrice Alessia Marcuzzi.